Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 30 maggio. Ahimè, oggi non siamo in onda con Matrix, lo sapete, Matrix ritorna l'11 giugno con lo speciale elezioni amministrative. Però sulla politica si stanno agitando molte cose. Oggi il titolo più figo, secondo me, è obiettivamente quello del giornale, che riesce a mettere insieme i due temi della giornata, e cioè Fini rischia la galera e Alfano l'estinzione. Perché Fini, ne parliamo tra poco, Alfano l'estinzione perché sembra che questo accordo sulla legge elettorale alla tedesca tra Renzi, Berlusconi e il Movimento 5 Stelle sia cosa più o meno fatta. Mi sembra che La Verità o Il Libero dicono: beh, però quando si mettono d'accordo questi lavorano e riescono a fare le leggi anche in poco tempo, anche se ci sono due camere e compagnia cantante. L'accordo ieri ha un nuovo tassello in più, oggi lo scrivono tutti quanti i giornali, e cioè che il Movimento 5 Stelle si vede con il partito di Renzi e dice che si può fare questo accordo sulla legge elettorale della tedesca, di cui tra poco spiegheremo esattamente, anzi esattamente è un po' difficile, in che consiste. Divertente oggi uno strillo, come si chiama, sul Libero, che dice: e lo streaming dove è finito? Lo streaming per cui ci avete fatto due blog così quando si trattava di fare il primo incontro tra Renzi e Bersani e il Movimento 5 Stelle, in questo caso, e anche Letta, in questo caso lo streaming non l'avete fatto, cari amici del Movimento 5 Stelle, perché quando si parla di legge proporzionale non l'avete fatto? Divertente insomma la provocazione dello strillo. Cosa dicono i grandi giornali? Beh, il Corriere della Sera punta su un taglio, e cioè quello che non vanno bene le elezioni, tant'è che il titolo di prima pagina è: si mettono d'accordo per il sistema elettorale, quindi per anticipare le urne, e le borse crollano e lo spread sale. Già sentita questa cosa. Massimo Franco, l'uomo che scrive quasi in maniera più noiosa rispetto anche alla media dei giornalisti italiani di politica, più noioso, qua, anzi più noioso di Scalfari direi, dice: la notizia dell'accordo tra PD, Movimento 5 Stelle e Berlusconi sarebbe di per sé positiva, se non fosse che abbina al cambio della legge elettorale le elezioni in autunno. Quindi la cosa negativa non è che ci si mette d'accordo su una legge elettorale che poi vedremo ha dei sulle quali si possono avere dei dubbi. No, la cosa negativa per Franco è che si vada a votare in autunno, dopo che si parla del terzo o quarto governo che non è stato espressione della maggioranza che ha votato, perché sono caduti con colpi di scena. Certo, il sistema parlamentare italiano lo prevede, nulla di illegale, però insomma, magari andare a votare 3-4 mesi prima rispetto alla scadenza naturale del coso adesso è diventato uno scandalo per Franco. Giampaolo Letta, scusatemi, Letta, Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio: votare subito sarebbe un errore, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Nessuno vuole votare subito, lui peraltro forse è quello che le dice in maggiore buona fede, perché lui non gliene frega niente, fa il professore a Sciences Po, dice che non vuole più occuparsi di politica. I timori dei mercati sulle urne, apertura di pagina 3 del Corriere della Sera. Non molto diverso quello che scrive Stefano Folli su Repubblica, oggi scrive Stefano Folli su Repubblica: avventura tedesca che fa paura ai mercati. Embè, che facciamo? Se l'avventura tedesca fa paura ai mercati, non si va a votare perché fa paura ai mercati il sistema elettorale che si sono scelti. A me non piace questo sistema elettorale. In fondo sono d'accordo con Luca Telese, che oggi sulla Verità che dice: siamo passati all'inciucio 2 all'inciucio 3, PD, Renzi e Berlusconi, perché così fanno fuori tutti i cespuglietti sotto il 5%. Ma insomma, adesso l'idea che siano i mercati a dettare le leggi elettorali e dettare soprattutto le scadenze elettorali per uno che è mercatista come me, liberale come me, de destra come me, mi sembra un assurdo. Cioè, la politica ha le sue regole, è come se i mercati decidono. Facciamo una cosa, decidiamo che siano i mercati a decidere come va la Juventus o un'altra società quotata in borsa alle prossimi campionati del mondo, ai prossimi campionati, alla prossima Champions, perché se la Juventus va male, il titolo perde in borsa e allora gli risparmiatori ci perdono i soldi. Ma che cacchio di ragionamento è? I mercati non contano riguardo alle regole della democrazia, sono due cose diverse, due piani diversi. Soltanto quelli che sono marci di marxismo mettono le due cose in relazione. I mercati sono fondamentali, ma con la politica non c'entra nulla, chiaro? No, forse un po' difficile per quelli che hanno avuto un passato da comunisti, come il 90% di quelli che scrivono oggi comunisti, iscritti al PC, come il 90% dei giornalisti italiani. Quagliariello, che comunista non è e che fa parte di un partito che certo non arriva al 5%, oggi intervistato
mi sembra, dalla Repubblica, dice giusta la soglia del 5%, perché con questo sistema elettorale alla tedesca chi ha meno del 5% non va in Parlamento. Questo che cosa comporta, secondo dei calcoli? Che ci saranno 60 parlamentari in più per i quattro partiti che passano la soglia, perché chi prende il 4,5 ha preso 1,5 milioni di voti, ma quei voti non hanno parlamentari e quindi di fatto vengono redistribuiti tra i grandi partiti. Quagliarello dice che le soglie sono giuste perché danno un senso di maggioritario, un po' lo diceva anche Dalimonte domenica scorsa sul Sole 24 Ore, ma aggiunge Quagliariello una cosa tremenda, lui stesso che ha un partito che non supera il 5%. Mi spiace per Alfano, ma Alfano ha deciso di fare la stampella di Renzi e di fare un partitino del 2% che aveva soltanto una proiezione governativa, e mo' di che si lamenta, si aggreghi con i centristi, faccia qualche cosa per avere più il 5%, è un suo problema, non un nostro problema il fatto che lui non superi il 5%. Motivo per il quale alla sinistra oggi c'è su tutti i giornali, nell'incontro che c'è stato ieri tra Renzi e la sinistra scissionista di Bersani e di D'Alema, quelli dicono va bene pure il 5% perché questo ci obbligherà a stare insieme a Pisapia e fare un gruppo più grande. Insomma, se non vi siete annoiati a sufficienza di quello che vi ho raccontato, l'ultima cosa che vi voglio dire è che, secondo alcune indiscrezioni trovate su Corriere della Sera, adesso il cavaliere che vorrebbe abbattere dal 5 al 3% la soglia, ed è una roba incomprensibile, anzi comprensibile politicamente, ma è assurda. E Travaglio oggi sul Fatto dice che questa legge elettorale è accettabile, è ovvio perché, come sempre, quando è accettabile dal partito del Movimento 5 Stelle, lo diventa anche per Travaglio. Sequestrato 1 milione di euro a Fini. Ma la storia di Fini ve la vorrei ricordare perché io sono stato considerato, insieme a tutti i colleghi del giornale, una merda. Macchina del fango, una merda, perché noi scoprimmo la casa di Monte Carlo. Adesso gli hanno pure sequestrato 1 milione di polizze vita a Fini. Tugliani, a quello a cui ha venduto la casa di Monte Carlo, è un latitante perché vogliono arrestarlo, ma sta a Dubai con la sua fidanzata e non si fa beccare. A Tugliani e a sua moglie e a sua sorella hanno sequestrato 5 milioni di euro a delle persone che non si sa che cosa facciano nella vita. Corallo, l'amico di tutti questi, è anche lui in un'isola caraibica agli arresti. E la macchina del fango eravamo noi, è anche indagato. Beh, insomma, mi sembra una roba un po' incredibile. Io vorrei qualcuno che mi dicesse scusa, quelle teste di minchia di amici, me li ricordo tutti. Non voglio far nomi, ma mi ascoltano. Quando ci considerate la macchina del fango, cari amici, amici di Fine, che chi di voi è venuto? Oh, scusatemi, ci siamo sbagliati. Oggi mi sembra che Gasparri, faccio un'intervista al giornale, non è certo tra coloro che attaccava il giornale, ma i vari Filippo Rossi e tutti questi qua che ci trattavano come se fossimo la macchina del fango. Ora che fanno? Che fanno? C'hanno qualche posticino piazzato da Fini? Chiedessero scusa a come ci hanno trattato a noi del giornale. Insinna, oggi in un'intervista al Corriere della Sera, il noto presentatore dice: farò politica perché non mi vogliono perdonare il fatto che io dono una barca ai migranti, che sono andato a Carta Bianca, dove andrà anche questa sera, a dire che bisogna essere gentili. Sì, certo, io sono un po' scortese, né fuori onda, ma non me lo perdonano. Se continuano così, se c'è tutto quest'odio nei miei confronti, sapete che faccio? Faccio politica. Bene, oggi la cosa più rilevante, secondo me, sui giornali, vi segnala un bel pezzo di Mario Mori sul Foglio, dice, parla della mafia, del fatto che è stata sconfitta, e poi voglio parlare delle imprese. E con le imprese le voglio fare per un'intervista fantastica di un giovane industriale che ha ruolo in Confindustria e che si chiama Giordano Riello. È un ragazzo, un under 30, mi sembra, che è a guida dei giovani industriali del Triveneto. La cosa che mi stupisce di Giordano Riello è che c'è ancora una possibilità di sopravvivenza per questo carrozzone che peraltro non conta più nulla. Mentre invece, quando tu leggi le cose di Riello, capisci che in realtà c'è qualche mente pensante. Riello dice: scusa al Papa, in un'intervista e in un Facebook che ha fatto ieri, e poi risponde in un'intervista a Giorgio Gandola. Mi fido perché Giorgio è un grandissimo giornalista, quindi sicuramente avrà reso il senso delle dichiarazioni di Riello. Dice Giorgio Gandola: quando il Papa dice che la meritocrazia è un disvalore, sbaglia, perché è il contrario. La non meritocrazia è quello che crea le disuguaglianze più incredibili. Adesso la faccio poco filosofica, ma la faccio più, diciamo, perché voglio che voi la intendiate. Questa famiglia Riello è una famiglia di grandi imprenditori veneti. Questo ragazzo si è messo a fare un'impresa anche per gli affari suoi, di grande successo, come tutte le cose che hanno fatto i Riello, quasi tutte le cose che hanno fatto i Riello. Io mi chiedo:
Il Sole 24 Ore, le considerazioni finali di quei barbosi in prima fila che dicono solo le solite minchiate. Mi vedo Boccia, il presidente della Confindustria, che è intervistato da Minoli, dice: no, Bolidono, no, Bolidono, una grande firma che dovrebbe ritornare a scrivere sul Sole 24 Ore. Ma come? Quello ha preso per il culo tutto il mondo dicendo che vendeva un certo numero di copie che non ha venduto. Ha preso in giro i lettori, ha preso in giro gli investitori pubblicitari, ha preso in giro i suoi colleghi, ha preso in giro gente come Riello che paga ogni anno le iscrizioni alla Confindustria, ha fatto un buco per cui non danno i soldi, hanno bruciato i soldi della quotazione, devono mettere 80 milioni di euro nel Sole 24 Ore, complice l'ex amministratore delegato e il direttore, il presidente della Confindustria dice: quella è una persona stimabile, lo voglio vedere che rifirmi la cosa. Io dico, per carità, cioè, allora, tra la meritocrazia di Riello, che si prende gli insulti dell'establishment dicendo forse il Papa sbaglia a dire che la meritocrazia è un disvalore, e l'attuale presidente della Confindustria che dice voglio vedere Napolitano che continui a firmare sul Sole dopo tutti i casini che ha combinato, voi conquistate? Voi persone normali, conquistate? Io ve lo chiedo, Boccia, ma tu parli con la gente normale, ma vai al bar. Ma parli con i giovani amici di Veneti, parli con gli amici di Riello, le persone normali, non soltanto i suoi operai, ma parli con gli imprenditori che forse a differenza tua hanno un'azienda, ma ci parli! Ma è una cosa è possibile dire una cosa che hai detto tu? Pietro Paganini, oggi, bellissimo il pezzo che fa sulla stampa, e dice è tutti contro l'industria. Ma certo che sono tutti contro l'industria, se l'industria è rappresentata da questi industriali. Non Giordano Riello, questi altri, i romani. Beh, dice, sono tutti contro l'industria per tre motivi. Soffriamo del successo degli altri, e questa è una prerogativa dell'Italia. Due, i media, cioè i giornalisti, vogliono fare audience, quindi l'industria fa male, inquina, lo zucchero, tutte queste cose qua, meglio la merendina del contadino che il pane imburrato del contadino che la merendina con l'olio di palma fatto dall'industria cattiva che se ne approfitta. E poi però dice, le imprese cadono spesso anche nel voler compiacere consumatori che dicono soltanto cose che servono per il marketing e non per la in realtà. Tutto da leggere Pietro Paganino, tutto da leggere l'intervista a Giordano Riello. Direi che per oggi è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento domani. Ciao!